Il Comitato Resistenza e Costituzione ha promosso con la comunità ebraica, l'Amicizia Ebraico-Cristiana di Torino, la pubblicazione del volume Gli ebrei in Piemonte, lezione di Alberto Cavaglion, presentato a Palazzo Lascaris. Il lavoro apre una finestra dal 1400 ai giorni nostri sulla storia delle comunità ebraiche in Piemonte, a partire da Abramo e Amedeo Foà, fondatori a Savigliano della prima comunità. Professore, per quale motivo è stato scritto questo libro? E questo libro è stato scritto per raccogliere una serie di conferenze, di lezioni fatte per l'Amicizia Ebraico-Cristiana in anni molto lontani e ora raccolte in un volumetto divulgativo. È stato scritto per raccontare ai lettori una presenza che dura da più di mezzo millennio e che ha vantato personalità, esperienze tra loro diverse, una storia intensa, infarcita di qualche aneddoto, di qualche storia particolare, ma che testimonia una continuità e una presenza che ha dato molto alla cultura piemontese dalla fine del 1400 fino ai giorni nostri.